Ciao Holly, questa era la nostra ultima consegna. Possiamo giocare? Tu avrai anche finito, Ben, ma io sto ancora lavorando qui. Holly, è il momento del tuo discorso. Salve, avete organizzato una splendida festa e spero che vi divertiate moltissimo a ballare. Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Ura! Ura! Che succede adesso? C'è la parte più difficile. Dobbiamo starcene seduti senza addormentarci. In onore di Sua Maestà Re Cardo, ci esibiremo in una danza. Ah, che orrore! Adesso è anche peggio. Urra! Bravi! Eccezionale! Davvero bravi! Avanti, papà! Andiamo a ballare! Cosa? Ma io... Oh, d'accordo. Potreste suonare qualcosa di più moderno? Certo, maestà! Oh, hai ragione, Holly. Essere re è uno spasso. Lucy, potresti gentilmente chiedere a Bessie di alzarsi, per favore? Mi dispiace tanto, ma le mucche non si alzano mai quando piove. Ehi, Tata Susina! Adesso puoi anche usare la tua magia, se lo desideri! Credevo che non ti piacesse la magia. Tirami fuori di qui, subito! Se ne sei sicuro? Ne sono sicurissimo! Abracadante! Mucca, alzati all'istante! Allora, che cosa stavo dicendo? L'ultima cosa che hai detto è stata... E questo è il suono che hai fatto quando la mucca ti si è seduta sopra. Ti ringrazio molto, fragolina. Oh no! Piove tantissimo! Correte tutti sull'autobus! Lucy, è meglio che tu vada al coperto! Ma non posso! Devo prima far entrare tutti gli animali nella loro stalla! Rex può aiutarti! Ma come faccio con Bessie e con le galline? Pronuncerò una formula magica in modo che entrino nella stalla. Oh no! Piove troppo e la mia bacchetta non funziona. Invece sì che funziona, guarda! Non c'entra la magia! È merito di Gastone! Sta imitando Rex, il cane pastore! Gastone ora è una coccinella pastore! Bravissimo, Gastone! Grazie per il vostro aiuto. Tieni, ecco un po' di latte, è ottimo. Oh, sei molto gentile. Un urrà per Lucy! E un urrà per tutte le piccole fate! E per gli elfi! Scusate, dov'è il gelato che ci avete promesso? Ah! Oh, per Pipirindina! Di fermarlo, Tata, ma è stato ancora peggio. Beh, per fortuna il re e la regina non sono qui per vedere questo pasticcio. Oh! Sono il re e la regina. Urrà! Che bello vedere che vi siete riuniti per darci il benvenuto. Lasciate che sia il primo ad esprimervi quanto è grande la nostra gioia nel sapere che siete tornati al castello. Comunque, mentre eravate via... Sì, certo. Ora sono un po' stanco, quindi se volete scusarmi... Ah, fermo! Potreste andare a fare una passeggiata, vostra maestà? Devo ancora finire di pulire a fondo il castello. Grazie, Tata Susina, ma adesso ho solo voglia di farmi un bel bagno caldo.
gelato! Mi dispiace, papà, è stata tutta quanta colpa mia! Ho cercato di essere una buona regina e di rendere tutti felici, ma è più difficile di quanto pensassi! Sì, Holly, so che è difficile, soprattutto con gli elfi, perché loro non sono mai felici! Noi siamo sempre felici quando ci teniamo occupati! Agli elfi piace essere occupati! E noi siamo elfi! In questo caso, vi ordino di ritornare immediatamente al lavoro! E il vostro primo compito sarà far sparire tutto il gelato dal castello. Tata Susina, per caso hai appena usato la magia? Ho fatto solamente un piccolissimo incantesimo per facilitare le cose. Tu sei una fata davvero indisciplinata. Mi dispiace, vecchio saggio elfo. Archiviamo la faccenda, non parliamone più. Adesso, Holly, vediamo che cosa può fare il tuo gufo. Oh, non fa proprio niente, si è rotto. Forse avete usato troppa magia e si è inceppato il meccanismo. Io posso aggiustarlo. Sono molto brava ad aggiustare le cose. Ho fatto. Così dovrebbe andare. Grazie, Ben. Io ho cercato di lavorare come fanno gli elfi. Sì, certo, Holly. Lo so che ci hai provato. Ma non è affatto facile costruire giocattoli senza poter usare la magia. Però è facile per noi, perché noi siamo elfi! E adesso, Holly, tieni, puoi riprendere la tua bacchetta. Ti ringrazio. Ma ricorda che non puoi usare la magia finché non avrai lasciato la nostra scuola. Certo, vecchio saggio elfo. E questo vale anche per te, hai capito, Tata Susina? Certo, vecchio saggio elfo. È troppo pesante. Gastone, tira, non mollare. Hai un odore disgustoso. Beh, almeno non c'è nessun altro che mi sta vedendo. Santo cielo, sei proprio tu, Tata Susina? Sì, Regina Cardo. Sto insegnando alle fatine delle importanti regole. Eccellente! E quali regole delle fate hanno imparato? Prima regola. Le fate devono sempre apparire carine. Capelli in ordine, vestito elegante, pelle luminosa e ben pulita. Certo. Ora stavo mostrando alle bambine che cosa non devono fare. Regola 2. Le fate non devono mai separarsi dalle loro bacchette. Sì, sì, Fragolina. Riccardo non ci ha chiesto ogni minimo dettaglio. Sì, è vero. Sembri avere tutto sotto controllo, Tata. Prego, continua. Vi ringrazio, vostre maestà. Non ti sembra che la Tata avesse un odore cattivo? Era lei. Credevo fosse la coccinella. Allora, dov'ero rimasta? A un tratto è urlato. E questo è il verso che hai fatto quando sei caduta nel fango. Ti ringrazio, Fragolina. Credo che la lezione di oggi possa dichiararsi conclusa. È stata una lezione bellissima, specialmente la parte più avventurosa. Sono felice che ti sia piaciuta e grazie tante per avermi salvata, Ben. Ah, è un sollievo riaverti con me. Capelli in ordine, vestito elegante, pelle luminosa e smagliata. Ben! Holly! Lucy, tu adesso dovresti dormire! Sono troppo emozionata! È Natale! Che cosa ci fate qui? Siamo venuti a consegnare i tuoi regali di Natale! Wow! Anche gli elfi e le fate stanotte ricevono dei regali? No!
Ma stasera ci sarà il banchetto degli elfi e delle fate. Con della bellissima musica. E lanterne appese agli alberi. Che bello, ragazzi. È davvero fantastico. È meglio che andiamo. Babbo Natale ci aspetta sul tetto. Babbo Natale è sul mio tetto? Wow. Buon Natale, Lucy! Buon Natale a tutti! Oh, eccomi qua. Non è che per caso c'era qualcosa da mangiare per il vecchio Babbo Natale? Sì, un tortino alle noci. Delizioso! E c'era anche da bere! Ancora meglio! Non possiamo dare inizio al banchetto finché gli altri non saranno tornati. Va bene, ma dove sono? Ciao a tutti, siamo tornati! Babbo Natale ci ha dato un passaggio sulla sua slitta! Grazie, Babbo Natale. Vuole restare con noi per il banchetto degli elfi e delle fate? Purtroppo non ho tempo. Questa notte devo consegnare i regali a tutti i bambini del mondo. E quanti regali hai consegnato finora? Uno. Bravo, buona fortuna. Vi ringrazio. Buon Natale a tutti! Bene, ora che siamo tutti qui, il banchetto può iniziare! Urrà! Grazie per aver lasciato quella roba nel bidone! Vorrei dire la grande torre degli elfi! Gli piace davvero moltissimo! Arrivederci, Lucy! Torna presto! Oh oh! La macchina non parte! Guarda la lancetta! Indica che il serbatoio è vuoto! Niente benzina? È un bel guaio! Oh, vorrei tanto poterli aiutare! Tata Susina, forse puoi risolvere la situazione con un po' di cose da fata! Cose da fata? Che vuoi dire? Lo sai, no? Quella roba che fai con la tua bacchetta! Oh, parli della magia, vecchio saggio? Esatto! Magia! E va bene, che magia sia! Pioggia, fulmini e saette, vento del nord, soffia ora! Vai, auto, viaggia ancora! Fatto, solo un po' di polvere di fata, giusto il necessario. Oh, siamo senza benzina, ma la macchina funziona comunque. Può essere che queste auto moderne non abbiano più bisogno di benzina. Lo chiederemo al meccanico. Arrivederci, Lucy. Torna presto, d'accordo? Grazie per il vostro aiuto. Lucy, ma con chi stavi parlando? Ho incontrato degli elfi e delle fate. Oh, che carina. Hai notato come brilla la macchina? Non l'avevo mai vista così luccicante. È polvere di fata. Oh, quanto sei dolce. Urrà! Già? Le talpe non possono sopportare noi gnomi. Non ho idea del perché. Grazie, signor gnomo, per aver salvato il campo dalla talpa. È stato un piacere. Cosa c'è per colazione? La talpa ha mangiato tutto il cibo. Oh, perbacco! Buongiorno! Tata Susina! Allora, com'è andata? È stato molto strano. Abbiamo scoperto che in realtà il signor gnomo mangia le arance. E poi il signor gnomo ha cantato una canzone che si intitola Dubi Dubi Du! E poi è arrivata una talpa che ha mangiato il nostro bucato e tutto il nostro cibo. E adesso non abbiamo nulla per fare colazione. Sì, pensavo potesse succedere. Ecco perché ho portato il cestino magico da picnic. State tranquilli, colazione per tutti! Urrà! Meno male, sto davvero morendo di fame. Oh, quindi nemmeno lei ha mangiato? No, non oggi. Oh, perbacco, è vuoto! No che non è vuoto, signor gnomo. Questo è un cestino da picnic magico. Cestino magico da picnic, su, avanti! Prepara la colazione per tutti quanti! Urrà! Ho appena avuto un'idea. Cestino magico, dacci per favore 10 uova all'occhio di bue, tanto pane tostato, 9 barattoli di marmellate, 40 salsicce e 90 frittate. Oh. Evviva! Questa sì che è una splendida colazione, grazie signor gnomo. La colazione è una delle cose in cui noi gnomi siamo più esperti. Buon appetito! Oh, oh, oh.
Stavo quasi dimenticando la mia dieta equilibrata. Non posso certo abbuffarmi di questa roba deliziosa senza mangiare anche un'arancia. Ho paura che Tata Susina non sia in grado di ritrasformarsi. Non riesce a prendere la sua bacchetta. Oh, ma che peccato. Allora, come compiti a casa? Ma, e Tata Susina? Non possiamo lasciare che resti così. Non possiamo? Oh, immagino di no. Allora, chi di voi vuol farla tornare come prima? Io! D'accordo. Holly, provaci tu. Io non so proprio quale formula magica sia meglio usare. Sono sicuro che Tata Susina voglia comunque che tu faccia almeno un tentativo. Va bene, proverò con questa. Abracabrata, da una rana a una fata. Oh! Funzionato. Oh, ti ringrazio, Holly. Ops, scusa, Tata Susina. Sei stata molto brava, Holly. Ma hai mosso la bacchetta troppo velocemente. Abracabrata, da una rana a una fata. Urrà! Avete visto, bambine? È sufficiente saper controllare la bacchetta. Sì, Tata Susina. È molto interessante, Tata Susina. Ma sarebbe meglio ritornare alla lezione di scienze naturali. Certo, bambini. Quello che il vecchio saggio elfo sta cercando di dirvi è che... Dichiaro la lezione di scienze naturali di oggi ufficialmente conclusa. Questa è stata una lezione di scienze naturali bellissima. Ti ringrazio, Fragolina. Sì, è stata la più interessante in assoluto. Ti ringrazio, Barnaby. Quindi propongo che d'ora in poi Tata Susina e il nostro vecchio saggio elfo ci facciano lezioni di scienze naturali sempre insieme. D'accordo. Va bene, se insistete. C'è una buona notizia e anche una cattiva. Qual è la buona notizia? La ruota ha colpito l'albero degli elfi, ma stanno tutti quanti bene. Urrà! E qual è la cattiva notizia? La ruota sta tornando al piccolo castello! Ah! Rifugiamoci tutti nella torre! Si salvi chi può! Accipicchia! Non riesco a crederci! Credeteci, Riccardo! È meraviglioso, non è vero? Il vostro criceto è tornato da voi! Pippi adesso è stanco. Avete visto? La ruota ha funzionato. Ora sappiamo quanta strada deve fare per stancarsi. Dall'albero degli elfi a qua. No! Pippin deve andarsene subito. Ma le nostre Daisy e Poppy adorano Pippin. Pippin! Io non voglio assolutamente che una bestiola viva nel mio castello. Posso sempre trasformare Pippin in un altro animale che resti a vivere fuori dalle mura del castello. Oh, va bene, Tata. Fallo, d'accordo. Gli elfi sono riusciti ad aggiustare la gabbia del criceto. Ah, anzi, volevo dire il castello, vostra maestà. Fantastico, darò un'occhiata. Cosa? Tata! Sì, vostra maestà. Perché c'è tutto questo fieno nel mio cortile? Me lo vuoi spiegare? Cortile? Oh, forse volevate dire la mangiatoia. Cosa? Sì, tesoro. Tu volevi una bestiola che vivesse fuori dalle mura del castello. E così abbiamo pensato di tornare all'idea originale. Un pony! Ah! Oh, è adorabile. E questo è il mio giocattolo preferito. È una ruota panoramica che va a molla. Ma sfortunatamente si è rotta. Non vi preoccupate, io posso aggiustarla. No, non credo proprio. Deve essere riparata solamente da un vero esperto. Ma gli elfi sono dei veri esperti. E io sono un elfo. Posso aiutarti anch'io, Ben? Oh, non toccate! Questi giocattoli non dovrebbero essere toccati dai bambini! Ma dobbiamo toccarlo per poterlo riparare. Va bene. Fatto! Adesso funziona! Yuppie!
Brum, brum! Qui! Qui mi diverto un sacco! Oh, ci siamo fermati! Io voglio girare ancora! Oh sì, ancora, ancora, ancora! Forza, forza, forza! Va bene! Venire a trovare il re e la regina Calendula non è stato noioso per niente! Anzi, al contrario, si sta rivelando divertente! Ciuf, ciuf! Deve essere il pesce più grosso del lago! È troppo piccolo! Era il pesce più grande che avessi mai visto! Io invece ne ho visti di molto, molto più grandi! Davvero? Davvero! È passato molto tempo dal mio primo incontro con il grande e grosso Barry! Grande, grosso Barry? E chi è? Il pesce più grande, enorme, gigantesco che il mondo abbia mai conosciuto! Era una notte buia e tempestosa. Stavo navigando sulla mia barca preferita, Hilda, quando vidi per la prima volta il grande e grosso Barry. Decisi subito che dovevo catturarlo. Volevo essere quello che l'avrebbe acchiappato per la più grande abbuffata di pesce della storia. Provai molte esche diverse prima di scoprire cosa piaceva a Barry. Il formaggio. Il formaggio? Esatto. Agganciai un pezzo di formaggio all'amo e Barry abboccò immediatamente. Purtroppo, però, era troppo forte per la mia cara vecchia Hilda. Il grande cattivo Barry trascinò la mia povera Hilda per tutto il lago e quando si fu stancato, lui la divorò. Si mangiò la sua Hilda? Ma è una cosa orribile! Sì, puoi dirlo. Così lei costruì Banti per rimpiazzare Hilda? No! Prima ci fu Doris, poi Peggy, poi Abigail, Fifi e Trixie Bell. Senza dimenticare Sabrina, Vicky e Miss Bubu. Barry se le mangiò tutte! Oh. Da allora provai a catturare Barry un sacco di volte, ma lui era sempre troppo forte. È riuscito a prenderla! Urrà! Un gran bel lavoro, vecchio saggio elfo! Te l'ho detto che avrebbe funzionato! Spero almeno che si divertano! Felici di essere lassù. Gli elfi non sono mai felici, non preoccuparti. Forse è il caso che tu adesso provi a fermare l'incantesimo, Tata Susina! Scusate, che cosa ha detto? Ferma subito il vento! Come vuoi! Obbedisci, vento! Ti ordino di sparire subito! Ti senti bene? Ma certo che mi sento bene! Sono un elfo! Ora posso prendere il mio sacco di farina! Fermati, Tata! Ti suggerisco vivamente di non aprire quella porta, è meglio! Oh, e smettila di brontolare! Ben, guarda! Ciao, papà! Ciao, Ben! Ah, signor Elfo, potresti consegnare un solo sacco di farina alla nostra Tata? Può averne anche un camion intero e non si preoccupi, le do un passaggio! Urrà! Oh, la ringrazio, lei è davvero molto gentile! Oh! È stata la notte più scomoda di tutta la mia vita. Oh, per quanto tempo Gastone resterà insieme a noi? Gli ho detto che può restare finché la tana non sarà riparata. Ma quanto tempo ci vorrà? Non lo so. Andiamo a vedere a che punto sono gli elfi. Salve, siete riusciti?
riuscite a riparare la tana di Gastone? A Gastone manca moltissimo la sua casa, vecchio saggio. Ho buone notizie. Abbiamo sostituito il legno marcio, intonacato il soffitto. Riparato la perdita? No, non ancora. Ma sono sicuro che presto troveremo il modo. Avete provato a spostare questo sasso? Urrà! Riccardo ha aggiustato la tana di Gastone. Bel lavoro, Papino! Sono molto colpito, Vostra Maestà. Avete mai pensato di diventare anche voi un costruttore? Veramente no. Credo che mi accontenterò di essere il re. Hai visto, Gastone? La tua tana è pronta. Puoi tornare a casa ora. Gastone dice: grazie molte, arrivederci. Ciao, ciao, Gastone. Ciao, ciao. A presto, Gastone. È stato davvero bello averti con noi. Sarà molto triste non averti più intorno. Gastone dice che non vuole che siate triste, quindi ha deciso di stare con voi ancora un po'. Sta tranquillo. Non sarò così triste. Gastone insiste, Vostra Maestà. Bene, allora. Fantastico. Ora un sacco di baci per Ben. E poi un po' di brillantini. Finito! Mi piace! Sì, è incredibile quello che si può fare senza la magia. È vero, Tata Susina, hai ragione. Ora corri o arriverai in ritardo alla festa. A Ben piacerà molto il suo biglietto di auguri. Ciao, Holly! Buon compleanno, Ben! Entra! Ti ho portato un biglietto! Grazie, Holly! Ben ha ricevuto dei biglietti d'auguri bellissimi! Io ho fatto il mio usando la magia! Wow! Io invece l'ho fatto con il computer! Oh! Il mio l'ho comprato in un negozio! È molto carino. Holly, posso avere il tuo biglietto, per favore? Non è molto bello. Non ho usato la magia e nemmeno un computer, né l'ho comprato in un negozio. L'ho disegnato io stessa. Dici davvero? Non hai usato la magia? Wow, è meraviglioso! Buon compleanno, Ben! Ne volete ancora? Nessun problema. Attenta, Tata Susina. Oh, signor Elfo, la smetta di agitarsi. Al cestino chiederò gelatina ancora un po'. Gelatina! Oh, santo cielo! Ci vorrà un giorno intero! Devo farne subito molta di più! No, Tata Susina! Ancora, ancora, ancora! Oh, inondazione di gelatina! Guarda, la gelatina ci sta portando fuori! Mi parli, udire delle voci. Che dicono? Inondazione di gelatina! Non capisco che cosa stanno urlando. Non so, non riesco a sentire. Inondazione di gelatina! Oh, 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 inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Evviva, ho di nuovo il mio corno! E io la mia bacchetta magica! E le formiche hanno tutta la gelatina che vogliono. Il piano ha preso una bella batosta. Per fortuna non è il mio pianoforte. Invece, Vostra Maestà, è il vostro piano.
Stavo venendo a consegnarvelo. È tutto ok, papà, hai sentito? Suona bene. Ma dovrete suonare solo note alte, maestà. Oh, ha grandi occhi tondi e luccicanti. Tondi e luccicanti? Potrebbe essere il merlo dagli occhi tondi e luccicanti. Ah, ah, mi sembra un uccello raro. Guardate qui, ha i baffi. Ha i baffi? Oh, allora potrebbe essere il tordo baffuto. E ha anche una lunga coda senza piume. Una coda priva di piume? Quest'uccello è talmente raro che non lo conosco nemmeno io. Ho scoperto un nuovo uccello e lo chiamerò l'uccello Riccardo. Se ne siete sicuro, vostra maestà, ma io non voglio un roditore sporco e puzzolente nella mia cucina. Tata Susina, questo non è affatto il modo di parlare dell'uccello Riccardo. Lasciamo che deponga le sue uova in pace. Non credo che i topi depongano le uova. I topi? Ah, un topo! Ah, ma questo è un topo! Mandatelo via! Sì, scià, scià, vattene via, roditore puzzolente! No, vostra maestà, mi dispiace tanto, ma l'uccello Riccardo non può essere cacciato di qui. Cosa? È una vostra legge. Tutte le creature nel loro nido non vanno disturbate. L'ho ordinato io? Sì, paparino. Ecco, forse la legge dovrebbe dire che... Mi faccia vedere questa legge. Come potete notare, è stata messa per iscritto, quindi non possiamo fare più niente adesso. Io sono la regina e ordino subito che questa legge assurda venga abolita. Oh. Adesso fate sparire questo topo dal mio castello. Tata Susina, tu parli con i topi? Digli di andare via, per favore. Allora, come si fa già a mandarli via? Ah, oh sì! Vattene subito dalla mia cucina! Oh, tata! Così hai ferito i sentimenti del topo! Me ne farò una ragione. Cassa 571! Può essere ovunque, non la troveremo mai! Non è questa la cassa, papà? Quella su cui c'è scritto il numero 571? Cosa? Bravissimo, Ben! Sei riuscito a trovarla! All'aereo degli elfi! Si parte immediatamente! Beh, è stata una bella vacanza finché è durata. Signor Elfo, sta tornando al Polo Nord! Porti anche noi! Possiamo venire, papà? Per favore, signor Elfo! Non importa chi viene con me, ma bisogna partire subito! Urrà! Fantastico! È meglio che mi faccia ridare la bacchetta da Riccardo. Non c'è tempo per questo. Dobbiamo consegnare quella cassa a Babbo Natale prima possibile. C'è in gioco l'onore degli elfi, tata. Pronti al decollo, comandante! Forza, tutti a bordo! Ben, hai visto? Nevica! Oh, wow! Evviva! Te l'ho detto, il mio globo non fa mai errori. A cosa servono quei bottoni? Non toccare niente, ti prego, tata Susina. Caricate il motore! Ricevuto! Pronti al decollo! Polo Nord, stiamo arrivando! E giocheremo nel... Potete anche scordarvelo. Scaricheremo la cassa e ritorneremo a casa subito. Quindi non incontreremo Babbo Natale? Per l'amor del cielo, no! Questa è una missione. Non giocherete nella neve e di certo nessuno di noi incontrerà Babbo Natale. Scusate per l'attesa. Oh, oh, sei assolutamente strepitoso! Che abito sorprendente, davvero! Voi dite? Indossato però non è molto comodo. Comunque ti sta a meraviglia! È così originale e molto elegante! Stavamo appunto dicendo quanto sia importante pensare bene a come ci si veste. Oh, ma io non ci ho pensato affatto! Oh? Oh? Incredibile! Oh, ma che succede? Ecco, temevo che accadesse una cosa del genere. Sono particolari gli abiti magici. Sei buffo, paparino.
C'è un limone sopra la tua testa! Io non c'entro con questi abiti! Li ha scelti mia moglie! Tutto questo è... Ah, sorprendente! Fantastico! In vita mia non ho mai visto niente di simile! Tu sei assolutamente geniale! Indossare degli abiti autotrasformanti a me non sarebbe mai venuto in mente! E poi sostieni di non pensare affatto agli abiti che devi metterti! Ovviamente sai più tu di moda che noi due messi insieme! A che cosa ti sei ispirato per questo abbigliamento? Vabbè, ecco... Di un po'! Non hai mai riflettuto sul fatto che potresti dare lezioni di moda? Ah, Tata Susina, puoi prepararci qualcosa per cena, per favore? Ma certo, Vostra Maestà. Tutto quello che desiderate, sempre che voi non vogliate delle carote, un pomodoro oppure un limone. Vieni qui, Ranocchia. Abracadobrola. Oh, per un attimo ho pensato che Ben volesse trasformarci in ranocchie. Abracadobrola! È inutile, non ci riesco proprio. Gli elfi non sanno fare le magie. Magari hai solamente bisogno di un pizzico di aiuto magico per riuscirci. Forse è una follia, ma ora questo elfo farà una magia. Fatto! Provaci adesso, Ben. Venite, ranocchie! Abracadobrola! Ehi, ha funzionato! Venite, uccellini! Dabrola da! Venite qui, coniglietti! Abracadabrola! Ecco, ho finito! Bravissimo, Ben! Ma non scordi qualcosa? Cosa? Ora devi ritrasformarle in bambine! Davvero? Ok, va bene! Abracadabrola dabrola da! Bel lavoro, Ben! Avete visto, ragazze? Sì, Tata! Ho visto e come! Bene! Vogliamo riprovare? Sì, ti prego! Posso farlo io? No! Che ne dite di giocare a pallone? Sì! A pallone! E la regola è... niente magia! Oh, buongiorno. Qualcuno mi può portare un uovo? Adesso! Oh, mamma mia! Tata Susina, ti avevo detto di non fare apparire una gallina. Ma non l'ho fatta apparire io. Tata, tu sai parlare la sua lingua? Certo, Vostra Maestà. Allora, che cosa ha detto? La signora gallina dice... Oh! Guardate! Laggiù c'è la nostra gallina! Fa attenzione, Tata Susina! Quello è un animale estremamente pericoloso! Ma non dire sciocchezze! È soltanto una gallina! La gallina ha deposto un uovo! Urrà! Urrà! Che bello! E il servizio è anche migliore di quello degli elfi. Cosa? Tata Susina, puoi chiedere alla signora gallina di deporre un uovo per la mia colazione di domani? Naturalmente, Vostra Maestà. Gastone! Che cosa ti succede? Da non credere! Tata Susina, che cosa ha detto? Che gli piaceva la sua tana com'era prima, in disordine e puzzolente. Oh, scusaci tanto, Gastone. Non preoccuparti, la faremo tornare esattamente come piace a te. Sì, siamo molto bravi a mettere tutto quanto in disordine. È divertente! Una ragnatela qui e una ragnatela lì. Perfetto! Bacchetta fa apparire dal niente la cuccia di Gastone sporca e puzzolente. Dei calzini sporchi
e anche dei lecca-lecca. Ottimo! Adesso aggiungiamo un po' di sudiciume e abbiamo finito! Splendido lavoro, ragazzi! Questo posto è puzzolente quanto lo era prima! Urrà! E ricorda, Gastone, che ogni volta che avrai bisogno di rimettere la tua tana in disordine, potrai chiamarci e ti daremo una mano! Certo! È proprio a questo che servono gli amici! Venite! Andiamo a giocare! Ehi! Ma non ci aspetti? Sbrighiamoci, Gastone! Decolla! Decolla! Evviva! Evviva! Non mi prendete! Invece sì! Adesso dobbiamo mescolare tutti gli ingredienti. Una mora, dello zucchero, mezzo limone, la rugiada, bava di lumaca e l'ultimo ingrediente, un rutto di rana. E adesso la formula magica. Zucchero e limone, mora fragrante, rugiada, rutto e bava, mescolatevi all'istante. Quell'intrullo avrà un gusto davvero spaventoso. No, Ben. Non ti ricordi? È una pozione che deve essere solo spalmata sui piedi e non bevuta. Nessuno berrebbe questa cosa. Oh, perbacco, ma è davvero terribile. Oh. Ha un gusto assolutamente disgustoso. Paparino! Ma tu non avresti dovuto berla. Eh? Avrebbe dovuto spalmarla sui suoi piedi. Cosa? Mi chiedo che succederà adesso. Vediamo un po' cosa dice il libro. Ah, bla 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 bla. Oh, perbacco! Che significa? Mi sono sbagliata. Quello non era affatto un rimedio per il raffreddore comune. Era una cura per la calvizie. Però devo dire, Vostra Maestà, che i capelli lunghi vi donano moltissimo. Tata Susina, credo che il raffreddore sia sparito. Urrà! Oh, il re mi ha attaccato il raffreddore. Oh, povera Tata Susina. Adesso io mi prenderò personalmente cura di te e ti farò guarire. Possiamo aiutarti anche noi? Ma certo che potete. Felice giorno degli scherzi degli elfi, vecchi assaggia lumaca. Ha, ha, ha. Che cosa ci fa qui quella lumaca? Beh, Peppino, il vecchio saggio ha fatto degli scherzi alla tata. Lei si è molto arrabbiata e così ha fatto un incantesimo. Il vecchio saggio elfo voleva solo divertirsi. Non hai il senso dell'umorismo, Tata? Sì, Vostra Maestà. Si può sapere perché l'hai trasformato in una lumaca? Mi sembrava divertente come scherzo. Ah, sì? Lo è stato o no? No, Vostra Maestà. Non credo che sia molto felice. Beh, non mi sorprende. Trasformalo di nuovo nel vecchio saggio, Tata Susina. Come vuole Vostra Maestà. Ti do il permesso, ritorna a te stesso. Vostre Maestà, vi ringrazio molto per quello che avete fatto per me. Oh, non è niente. Se mi posso permettere, oggi siete veramente in splendida forma. Complimenti, Vostra Maestà. Vi dispiace se vi faccio una fotografia? Faccia pure. Vostra Maestà... Non ora, Tata Susina. Adesso devo farmi fare una fotografia. Dite cheese! Cheese! Formaggio puzzolente degli elfi! Oggi devo continuare a fare scherzi per forza. È il giorno degli scherzi degli elfi e io sono un elfo! Uno scherzo riuscito! Felice giorno degli scherzi! Felice giorno degli scherzi! Oh, ci picchia.
La ringrazio, vecchio saggio elfo. Non avrei saputo fare un lavoro migliore, bravissimo. Oh, guardate! Un piccolo ponte! A quanto vedo, ha lavorato sodo, signor gnomo. Certamente, vostra regalità. Allora, lei pensa che adesso potrà andarsene? Oh, beh, penso che non sia prudente che me ne vada, vostra regalità. Cosa? Forse sarebbe meglio che rimanessi qui per sempre. Ma è il mio campo da golf? Oh, vedrete che non vi intralcerò. Ma lei mi sta già intralciando. Oh, crema pasticcera e cetrioli. Non posso giocare a golf con tutte queste cose intorno. Ho trovato! A questo punto possiamo giocare a mini golf. Sì, a mini golf. Il mini golf è molto più divertente del golf classico. Sì. Paparino, vuoi che ti insegniamo noi due come si gioca a mini golf? È divertente. Oh, e va bene. Cosa devo fare? La pallina deve passare attraverso il mulino a vento e poi andare in buca. È divertente!